Ciao, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Katti, chi ha seguito il precedente video, grazie per averlo seguito. Sa già chi sono perché abbiamo già fatto le presentazioni. Questo è un canale principalmente di video svuota la spesa. Ieri vi ho anche parlato di altre cose, come ad esempio la celiachia di mio figlio, che mi piacerebbe se c'è qualche mamma o comunque qualcuno con questa intolleranza al glutine. Mi piacerebbe comunque parlarne con voi, confrontarmi con voi, tanto abbiamo sempre qualcosa da imparare. Vi chiedo scusa perché ho visto il video, il precedente video. Vi chiedo scusa per l'audio che è veramente bassissimo, ma il mio iPhone mi sta chiedendo in tutte le lingue di andare in pensione perché ormai non ne può più. Questo è solo uno dei tanti difetti che ultimamente sta tirando fuori, quindi sto cercando un telefono che faccia le mie esigenze. Spero di trovarlo il prima possibile. Vi chiedo scusa anche per le luci. Questa è la stanza più luminosa della casa, a parte la camera da letto. Oggi però è anche nuvolo fuori e quindi anche la luce esterna non mi aiuta. Sono stata all'Eurospin e al Superpan, che però so che in molte regioni d'Italia non esiste. Comunque sono i supermercati con la linea dei prodotti Selex, quindi insomma da noi si chiamano supermercati Pan, la catena dei supermercati Pan, da voi hanno sicuramente altri nomi. Parto subito, ho già messo carne e pesce in frigo perché sono appena rientrata. Ci sono anche 3 casse di acqua che sono in macchina, non le ho ancora salite, quella Blues dell'Eurospin, che è il dupe della Sant'Anna, per chi non lo sapesse, è l'unica acqua che noi riusciamo a bere perché è l'acqua più leggera in assoluto, quindi quando trovo la Sant'Anna in offerta prendo la Sant'Anna, altrimenti sempre solo quella Blues dell'Eurospin. Allora, a proposito di Eurospin, appunto, ho preso, parto subito così non perdiamo, non vi faccio perdere tempo, io poi sistemo tutta la spesa che poi devo andare a prendere il bambino a scuola. Patate a spicchi, senza glutine, prefritte. Io uso di solito le patate fresche, ma queste le tengo sempre in emergenza in freezer. 20 minuti al forno oppure nella friggitrice d'aria, che è qui dietro quella nera piccolina. Chi ha seguito il precedente video sa che io non frigo praticamente niente. Ho scoperto la friggitrice d'aria 2 anni fa e uso solo ed esclusivamente quella. Vengono benissimo e sono un ottimo salvacena insieme ad un'insalata e a una fettina, sono ottime. Ho preso dal freezer i piselli finissimi, che se non metto immediatamente in freezer probabilmente non potrò più usufruirne. Sempre anche le patate, scusate, in offerta febbraio. Anche questi un salvacena, una frittata, una cosa al volo. Scusatemi, ma devo fare assolutamente questo perché sono andata in 2 supermercati e quindi questi si stavano completamente scongelando. Altra cosa da freezer, così li metto immediatamente qui davanti a voi: bastoncini di merluzzo senza glutine. Costano 1,99 euro, sono 300 grammi e sono gli unici bastoncini di merluzzo che piacciono a mio figlio. Neanche quelli della Findus, li metto in freezer, perdonatemi, neanche quelli della Findus li piacciono. Quindi questi li prendo ogni tanto, una volta alla settimana, ad esempio, glieli faccio come secondo a cena. Lui non mangia pesce di nessun tipo, nonostante io gliel'abbia fatto mangiare da piccolissimo, non sono mai riuscita a farglielo mangiare. Spero che crescendo questa cosa cambi. Almeno una volta alla settimana, 2 bastoncini e ci passa la paura. Poi, sempre Eurospin, mini burger agli spinaci, 100% vegetale, questi costano 1,49 euro, 1,69 euro, li prendo sempre, sono buonissimi, li faccio anche questi nella friggitrice ad aria e vengono perfetti, sono veramente veramente buoni. Prima li mangiava anche mio figlio, ora essendo panati lui ovviamente non può, ve li consiglio. Ancora, confezione di pane di segale, io la prendo solo ed esclusivamente all'Eurospin oppure alla Conad. Quello Lidl ad esempio di pane di segale non mi piace,
È buonissima, io solitamente lo uso per colazione con la marmellata, è buona anche con la Nutella, ma la mia nutrizionista non è molto d'accordo. Quindi 1,19 € ed è ottimo. Sempre Eurospin, due confezioni di trancetti di tonno all'olio d'oliva, questo è buonissimo. Chi ha visto il precedente video ha visto il tonno, quello in barattolino di vetro. Che prendo alla Lidl, è ottimo anche questo. Tra l'altro non ha quasi niente olio, infatti il peso è 300 grammi, sgocciolato 285 rispetto alle lattine che sono 80 grammi, sgocciolato 50 grammi, 56 grammi. Questo è completamente sgocciolato, è ottimo, costa 2,69 € e ogni volta che vado lo prendo lo tengo in dispensa ed è buonissimo. Tre confezioni di arrosto di petto di pollo, questo è un'offerta ad 1 euro invece di 1,29 € è buonissimo, sono 110 grammi ed è anche senza glutine, a chi dovesse interessare, sempre per il solito discorso della celiachia di mio figlio, sempre per il solito discorso della celiachia, pan grattato senza glutine. Io uso solo questo dell'Eurospin, le ho provate tutte le marche, anche quelle abbastanza care, che costano 5 euro, 5 € meno di questo. Questi sono 375 grammi. Non mi piace la resa degli altri, io faccio tutto a casa ormai, polpette, hamburger, fettine, insomma. Questo è l'unico che mi piace, di cui mi piace la resa, quindi utilizzo solamente questo. Ne ho già una scorta, ma ogni volta che vado un altro pacchettino lo prendo, è ottimo. Trofie integrali, la linea della pasta fresca dell'Eurospina a me piace molto, mi piacciono anche le trofie normali e anche le orecchiette. Queste integrali però per me sono le più buone. Tra l'altro noi ne facciamo mezzo pacco, per me e per mio marito ne esce una bella quantità, col tonno, col pesto, pesto e tonno, insomma come vi piace di più, sono veramente buonissime. Sempre Eurospin, il riso arborio, perché l'avevo finito, 1,39 €, io lo uso per fare i risotti, viene veramente buonissimo. Questo formaggio Masdammer a 1 euro, non l'avevo mai visto così piccolino, piace a mio marito, dovrebbe essere tipo gruviera questo, con quella, con i buchi, quindi gliel'ho preso. Poi ho preso due melanzane, non vi so dire il prezzo perché le pesano alla cassa, quindi non so quante siano venute, e tre zucchine. Melanzane e zucchine non devono mai mancare in casa mia. Sempre Eurospin ho preso una confezione, in realtà ne ho preso due, ma non trovo l'altra, spero di non averla lasciata in cassa, di noci sgusciate. La mia nutrizionista si raccomanda sempre che io mangi una porzione, almeno una porzione al giorno di frutta fresca o frutta secca, e le noci mi piacciono tantissimo, quindi insomma le prendo sempre all'Eurospin, non mi ricordo il prezzo, però sono buone. E poi sempre dell'Eurospin, sempre per il discorso senza glutine, ho preso la colomba con gocce di cioccolato della linea Moessere senza glutine. È ottima, stesso discorso del pane grattugiato e dei bastoncini. Ne ho provato altre, stesso discorso per il pandoro, pagati 15 euro, 18 euro e credetemi, buttati praticamente nella spazzatura. Questa linea è veramente buona. A mio figlio non piacciono queste cose, anche il pandoro alla fine ne ha mangiato un pezzettino così, il resto l'ha mangiato mio marito nel latte. Però io preferisco sempre averla a casa perché se un giorno dovesse dirmi voglio un pezzo di colomba, voglio un pezzo di pandoro, io so che ho la sua alternativa. Costa 3,99 €, se non l'avete mai provata, provatela perché merita. E poi per finire con l'Eurospin ho preso due confezioni di merendine, questi sono 9 croissant vuoti e queste sono le ciambelle, queste con lo zucchero, tutti e due in offerta ad 1 euro. Io non mangio merendine, non per la dieta ma perché non mi piacciono, di nessun tipo, però mio marito esce molto presto per andare a lavoro, la mattina a volte al volo, non ha il tempo di sedersi a fare colazione, quindi si prende una merendina e li ho presi tutti e due i pacchi, così per un po' siamo a posto. Era una bugia, ho un'altra cosa da farvi vedere che è questo, il mix al vapore di bulgur e quinoa 100% vegetale, questo è buonissimo, è praticamente già cotto, lo dovete solo scaldare in padella. O se avete il microonde, nel microonde, io non ho il microonde, non lo uso.
Ed è un piatto velocissimo, in velocità, col riso, col tonno, l'ho fatto l'altro giorno col salmone, le zucchine, i gamberetti, insomma, è veramente veramente buono. Se vi piace questo tipo di prodotto, provatelo, costa 1,69 euro, però è pronto, quindi insomma non dovete perdere tempo a prepararlo. Con l'Eurospin ho finito, passo al pan, come abbiamo già detto, non so come si chiamino da voi. Fuori dalla Sardegna, da noi si chiamano supermercati pan, e ho preso, scusatemi, pasta di me contro te, perché il mio figlio, come altri bambini, è entrato in fissa con i me contro te. Volevo aspettare che lo mettessero in offerta, ma ho visto che stavano finando nel supermercato vicino a casa, e siccome non voglio andare in giro a cercare uova di Pasqua, perché voglio evitare il più possibile di andare in giro per supermercati, alla fine l'ho preso, l'ho pagato 8,90 euro. Ora lo nascondo perché se lo vede ovviamente lo vuole aprire, e ovviamente è senza glutine, perché come sapete oramai. Poi ho preso sempre al pan, due yogurt, questi mix della Müller, erano in offerta a 59 centesimi, più col gusto vaniglia e mandorle. Poi ho preso questi yogurt che sono nuovi, Danone Vita Snella alla fragola. Sono curiosa di assaggiarli perché in vasettino così non li avevo mai visti. Quindi poi vi saprò dire, erano comunque in offerta a 60 centesimi. Queste salviettine della Fresh and Clean costano 1,99 euro, sono disinfettanti, sono un presidio medico-chirurgico, sono un mio mai più senza nella borsa insieme al gel igienizzante, però queste ce le ho sempre, e sono veramente ottime, sono disinfettanti, le tengo sempre in borsa, quindi le avevo finite. E ne ho preso al volo un pacchetto. E poi ho preso una confezione di, scusatemi il gatto che fa dei rumori strani, una confezione di formaggio grattugiato grana padano DOP, perché prendo solo grana padano DOP o parmigiano reggiano DOP, perché chi è celiaco può mangiare solo questi due tipi di, stavo guardando se c'era altro in giro, questi due tipi di parmigiano grattugiato. Prima dell'Eurospin non vi ho fatto vedere la confezione di uova, io di solito le prendo freschissime vicino a casa mia, direttamente dalla contadino, però per emergenza ne tengo sempre una confezione in frigorifero. Questa è dell'Eurospin, devo dire che mi sono sempre trovata abbastanza bene. Bene, credo di aver terminato tutto, credo di avervi fatto vedere tutto, vi ho detto che in macchina ci sono anche tre confezioni di acqua blues. Un sacchettino di patate, anche quelle di solito le prendo vicino a casa, però per emergenza le ho trovate in offerta all'Eurospina, 1,49 euro, le ho prese perché così so che le ho, anche perché insomma tra frittate, sfornati e patatine al forno devo dire che se ne consumano abbastanza. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio se avete guardato anche questo video svuota la spesa, vi mando un grosso bacio. Ci vediamo la settimana prossima, spero che questo si senta e si veda un pochino di più rispetto a quello di ieri. Cercherò di essere un pochettino più precisa nei prossimi video. Buon fine settimana, un bacio grandissimo.